Ciao a tutti amici retro, bentornati in un altro capitolo della saga del Sega Mega Drive. Questa volta mi occuperò di un titolo che ho già mostrato in passato, sia per quanto riguarda una recensione, sia per quanto riguarda appunto la sua versione arcade. Sto parlando di Toki. Sì, per le persone che mi hanno seguito sapranno sicuramente che Toki è nato per arcade. Però ragazzi, ci fu un porting molto particolare, molto originale, e questo non è altro che la versione Sega Mega Drive. E infatti ragazzi, essendo appunto pubblicato dalla TAD Corporation la versione arcade nel 1989, fu proprio riprogrammato totalmente nel 1991 dalla nostra Sega Corporation. Infatti, molti di voi che hanno seguito magari determinati soggetti che ne hanno parlato, tra parentesi, anche molto male, sia a livello comunicativo sia a livello di recensione, non hanno ancora capito che Toki, la versione Mega Drive, si chiama anche Toki Going Up Speed, ovvero una scimmia che sputa, e mostra delle differenze notevoli rispetto alla versione arcade. Perché? Notiamo in primis che il livello è stato reso proprio diverso, gli ambienti sono mo molto più oscuri. E per di più Toki ha un design molto migliore rispetto alla versione originale arcade. E inoltre tendo a sottolineare che la difficoltà è veramente molto eccelsa. Perché noterete che Toki, per farsi disbloccare il nono stage segreto, serve per forza la fine della versione hard. Va completato proprio nella versione difficile. Perciò, ragazzi, a maggior ragione voglio appunto spiegarvi che Toki non è così semplice come molti ve l'hanno dipinto. Toki, o meglio conosciuto Juju Densetsu, mostra differenze veramente notevoli, perché come molti dicevano, anche per la versione Mega Drive, che non è così, lo stregone non è uno stregone e non si chiama qui Wukimedlo come nella versione arcade, come invece hanno dipinto molti, ma bensì si chiama Dottor Stark. Diranno adesso, Mister X, come fai a saperlo? Semplicemente perché io possiedo il libretto e il gioco originale per Sega Mega Drive. Perché infatti la storia prevedeva che la gente negli anni 2000 e passa si sono stufati della tecnologia, tornando a vivere proprio come se fossero dei cavernicoli. Esattamente, ed è andata proprio così, ragazzi. Si sono stufati. Toki ha conosciuto questo enorme omone, ha conosciuto il vero amore. È iniziato a innamorarsi e questa ragazza si è ammalata. Col tempo Toki ha iniziato a curarla, però dal carcere di massima sicurezza è scappato il dottor Stark. Questo dottor Stark, uno scienziato terrificante che possiede parecchie abilità, ha rapito la ragazza di Toki, portandola nel suo maniero. Ed è così, ragazzi. Comunque, la versione Sega Mega Drive ha più livelli perché per ogni stage, sono presenti tre livelli. E dopo ogni tre livelli esiste un boss. E infatti il semi-boss che si vedeva nel Toki Arcade lo incontreremo qui come boss nel primissimo stage. Inoltre c'è da dire che qua Toki non utilizza il casco da basket, non utilizza questa protezione, ma bensì saranno presenti altre armi molto particolari per quanto riguarda appunto l'uccisione di tanti nemici. Ci sarà un potenziamento di armi e via di seguito. Comunque, andiamo avanti. Avete visto che Toki ha un design molto più carino rispetto all'arcade e le musiche di sottofondo sono stupende, ragazzi. Anche sembra molto simile all'arcade, ma probabilmente di sonoro migliore. Oh, finalmente troviamo un nuovo sputo che permetterà a Toki di potenziare il proprio potere. Quando affrontiamo queste rocce che appaiono dal terreno, abbassiamoci sempre perché queste quando esplodono tendono a farci un sacco di male. E idem. Esatto, avete visto? Attenzione anche a questo mostro qua. Avete visto che la versione hard è obbligatoria. Perché se completiamo il gioco in modalità easy, succede che non si sblocca la good ending, ma bensì la bad end, che ci dirà praticamente di ricominciare il gioco in versione hard. La cara Siga, quanti scherzetti che ci ha fatto, vero? Ed è così. Siamo alla exit, ragazzi. Secondo livello del primo stage. Ah, dopo un po' che prendiamo le armi, si esaurisce il tempo e praticamente ritorniamo al nostro normalissimo sputo.
Muy bien, amici retro. Attenzione, perché adesso appaiono queste difficoltà che tendono a schiacciarci, queste presse con degli spuntoni e fanno male al nostro amico Toki. Come se non bastasse, ci troviamo anche questi Bolo Spider, che la Sega chiamava così in ES, Vanished Homes del Sega Master System, che sono alla fine dei Boli Spider, o Sboli, come volete chiamarli voi. Anche perché Sbolo è un'altra persona, quindi non confondiamo Sboli con Sbolo. Andiamo avanti, che sicuramente Lloyd Alke mi conoscerà, Sbolo e tante altre persone che mi sono vicine. Comunque, andiamo avanti. Anche ormai Fabio Evergreen conosce Sbolo, l'ha provato anche lui sulla sua pelle, quindi sa chi è il dottor Sbolo. Comunque, andiamo avanti. Lasciamo certi elementi fuori dalle palle. Allora, proseguiamo e facciamo attenzione a questa pressa, perché farà diventare Toki una frittella, quindi non ho intenzione di mangiare frappè di scimmia, bensì, attenzione, sì, preferirei, ecco, evitare. Piuttosto, ragazzi, vedete sotto che è presente il timer, il time, che una volta arrivato a zero ci sarà la perdita di vita per Toki. Non preoccupatevi, ragazzi, perché in genere i tempi sono molto lunghi, quindi c'è possibilità di finire il livello con calma, non abbiate fretta. Basta solo che non ci mettete chiaramente un'eternità. In basso noterete Juju, che sono le vite che possiede il nostro eroe, e il food. Dopo aver raccolto una determinata quantità di food, si acquisirà una vita. E anche in base al punteggio, player 1, si otterrà una vita dopo un tot punteggio. Sì, all'inizio del gioco avrete visto two players, praticamente corrisponde a giocare prima uno poi l'altro, come in tutti gli altri giochi. Altro non possiamo fare, andiamo avanti. Attenzione al ragno, che più avanti i ragni saranno ancora più pericolosi perché tendono a sparare fiamme. Oh, attenzione a questo spettro qui, ragazzi, perché questi spettri sono molto letali. Perché ci lanciano, diciamo, delle frecce che fanno molto male. Attenzione che qua il nemico... Ecco, per Toki non è necessario sparargli ai nemici, basta anche saltargli in testa se ci troviamo in difficoltà. Molto bene, ragazzi. Siamo all'uscita e affrontiamo adesso il boss. Stark's Machine. Questa enorme macchina, governata, diciamo, questi due scimmioni, non è altro che una macchina piuttosto rudimentale e semplice, il cui punto debole corrisponde a queste faccine che noi basta metterci nella posizione giusta e causeremo praticamente la sua sconfitta. Nulla di più difficile, ragazzi. E anche il primo boss è stato completato. Player 1, stage 1 clear. Arriviamo adesso allo stage 2. Player 1, start. Molto bene, amici. Avete visto adesso i ragni che sparano fuoco e non è semplice star lì a uccidere il ragnetto. Bensì, ragazzi, la farfallina non è una minaccia, ma più che altro bisogna fare attenzione a non perdere le vite. Allora, giustamente... sì. Ecco, questi pesciolini non sono minacciosi, ma bensì il camaleonte è... pericoloso perché con la sua enorme lingua ci può fare male. Ok. Avete visto che ci sono delle piattaforme che appena saliamo sopra esse tendono a scomparire, ma poi dopo con il tempo si ricreano. Attenzione a questi scarafaggi, perché sono sulle liane e noi dobbiamo arrampicarci sulle liane. La banana, avete visto, l'abbiamo presa. Ok, arrampichiamoci sulla corda. Spariamo. Praticamente il potere del Dottor Stark è quello di trasformare le persone in scimmie, perché molti scimmioni che incontreremo non sono altri che degli esseri umani che sono stati trasformati da Stark per i suoi scopi, insomma. Oh, abbiamo preso finalmente un'arma molto utile. Buttiamoci sul peso da 16 tonnellate e facciamoci catapultare in alto. Molto difficile, lo so, però non dobbiamo... una pianta pericolosa, uccidiamola, che è meglio. Saltiamo dall'altro lato per completare la prima parte, il primo livello del secondo stage. Eh sì, facciamolo meglio che è meglio. Exit. Molto bene.
Attenzione qui allo spirito. Molto pericoloso. Vabbè, avete visto che dopo un po' lo sparo tende a esaurirsi, perciò non è... dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo. È molto difficoltoso anche... Oh! Il fuoco, ecco, questi cavoli di nemici, questi demoni alati, mezze scimmie, mezzi demoni, non si capisce bene cosa sono, sono molto pericolosi. Perché adesso noi li abbiamo sconfitti grazie all'ausilio della fiamma che utilizza Toki. Però quando non abbiamo la fiamma, che dobbiamo utilizzare il nostro sparo semplice, ragazzi, non è semplice, perché dobbiamo colpirli solo quando sono in movimento. Questo solo per quanto riguarda la modalità hard. Nella modalità semplice è una scemata, ve lo assicuro, perché l'ho fatto. Andiamo avanti. Sarebbe buona cosa anche prendere, ragazzi, quella stellina là che avete visto. Perché la stellina permette a Toki di diventare invisibile. Esatto. Ricorda un po' Super Mario, questa cosa qua delle stelle che diventa invisibile e tutto. Però bene o male Super Mario diventava anche non solo invisibile ma anche invulnerabile, mentre Toki si limita solo a essere invisibile. Il che è assai utile per determinati nemici. Allora, durerà molto poco, perché avete visto che Toki ha già ripreso le sembianze umane, però perlomeno abbiamo preso questo sparo che è potentissimo. E avete visto, ragazzi, che gli spariamo addosso e non funziona, purtroppo bensì solo quando è in movimento e per di più verso di noi. La stella, stavo dicendo, che dura molto poco e... oddio, per un pelo. La stella dura molto poco e ve l'ho presa soltanto al fine di mostrarvi che cosa faceva. Anche qua, ragazzi, molta difficoltà perché... è presente questo demone qui che dobbiamo ammazzare soltanto quando egli è vicino a noi. Avete visto com'è difficile? Ve l'avevo detto. Molto bene, amici. Saltiamo su questa piattaforma appena tende a risalire, perché lì ci sono delle punte che fanno molto male al nostro amico Toki. Ok, saliamo di sopra. Oddio. Sì, ok. Però qui cazzarola, ci servirebbe quello sparo lì. Già. Qua purtroppo devo cadere. Aspettiamo che riappaiono le piattaforme per poi risalire meglio. Non passiamo in quel punto lì perché con tutti quegli sboli spider lì che rompono le palle è rischioso. Bensì, ragazzi, facciamo attenzione anche a questi cosi lì. Saltando. Come cazzo? Ah, ok. Ho già detto tutto. Pipistrellino, nulla di difficile. Attenzione al demone. Aspettiamo che egli si avvicini per colpirlo. Ok, per fortuna avevo questo sparo, ragazzi, se no c'era da tribulare. Saltiamo e buttiamoci di sopra. Molto bene. Ole. Dai. Ok. Andiamo avanti. Ok, ragazzi, il primo boss qua, Primeval, è una specie di stregone sciamano che trasforma anche lui le i personaggi in scimmie. Avete visto come è difficile? Dobbiamo riuscire a evitare praticamente i suoi colpi. Praticamente ogni boss è formato da dei puntini rossi. Una volta eliminati appariranno quelli gialli, completati quelli gialli termineranno quelli rossi. E via di seguito. Terzo stage, ragazzi. Il livello acquatico è molto rapido e molto veloce, per di più anche molto semplice.
La cosa bella è che nella versione arcade era bello perché Toki aveva la maschera subacquea, qua invece non appare. L'unica cosa è che non hanno curato i travestimenti di Toki, come il casco da football e la maschera subacquea, vabbè, non è una cosa poi di vitale importanza, però era carina, insomma. Qua nella parte acquatica, che è una specie di Atlantide sotterranea, per modo di dire, dimostra appunto che la civiltà precedente è stata sotterrata e in qualche maniera si è tornati a un degrado. La stella, ragazzi, rende Toki invisibile. Avete visto che ci permette di passare oltre i nemici? Andiamo avanti, avete visto? Beh sì, approfittiamone. Le monete fanno parte del food, oltre ad aumentare i punti. Attenzione al pesciolino. Tra un po' completeremo anche il secondo livello, eh. La parte dell'acqua era proprio uno dei miei preferiti. Anche questa parte qua è molto veloce, quindi non preoccupatevi. Le tartarughe sono semplici, pochi colpi e l'eliminazione immediata. Facciamo soltanto attenzione a prendere proprio i pesci. Andiamo a prenderli al volo, sennò questi ti inseguono e ti distruggono. Io sparo in continuazione, ragazzi, perché voglio in qualche maniera essere previdente. Ammazziamo le tartarughe, perché è decisamente buona cosa. Perché possono essere molto cattive. Ok. Oh, finalmente questo è uno sparo abbastanza buono. Sicuramente migliore dello sparo semplice, dello sputo semplice, perché qua si parla di sputi. Questo porting per Sega Mega Drive, avete visto quanto è impegnativo, ragazzi? Se pensavate che la versione arcade era difficile, non avete conosciuto la versione arcade Mega Drive. Non possiamo prendere quel frutto lì, purtroppo. Ma non importa. In tal caso adesso possiamo anche tornare indietro, perché stiamo perdendo anche abbastanza tempo. E lo sputo è andato a farsi benedire. Vabbè, non importa. Tanto per affrontare il prossimo boss non è che richieda un impegno così esagerato, eh. Andiamo all'exit e prepariamoci ad affrontare questa specie di sottomarino boomer che lancia dei missili scimmioidi. Allora, l'unica pecca è che quando ci si avvicina è assai pericoloso. E lì praticamente acquisisce un attimo di invulnerabilità perché non riusciamo a ucciderlo. Allora, con gran velocità approfittiamone quando lancia i missili e lui è stato sconfitto. In teoria il capitano dovrebbe essere l'ultimo ad abbandonare la nave, in questo caso è scappato prima, vabbè. Lasciamo perdere. Stage 3 completato. Arriviamo adesso allo stage 4, amici retro. Siamo in questa caverna qua, e qua lo stage comincia a farsi, o meglio il gioco, a farsi un pochettino difficile. Perché voglio ricordare che Toki, nella versione arcade, era molto più corto e te la cavavi in circa 40 minuti. Questo, ragazzi, è assai molto più lungo e molto più difficile. No, volevo prendere lo sparo, però... No, l'ho preso, che culo. Scendiamo sempre in giù, ragazzi, perché questa è la strada che a noi interessa. Facciamo attenzione a queste gettate di fuoco, perché scotteranno il sederino Toki e non sarà di certo un buon divertimento. Colpiamo il nemico in testa. Ci sono certi nemici vestiti da scimmioni cavalieri che
riflettono il nostro sparo. E molta velocità, ragazzi, ci è mancato veramente poco. Anche qua avete visto. Anguria. Io da piccolo dicevo inguria, dicevo. Pipistrellino, uccidiamolo. Aiuta! Aiuta! Sì, già. Dovrei averlo ucciso, sì. Sì. Se non c'è più vuol dire che è morto. Allora, a maggior ragione, qua chiniamoci, ecco. Bisogna avere anche dei riflessi molto pronti, eh. Comunque, primo livello del quarto stage completato. Adesso ci aspetta qualcosa di più minaccioso. Saltate su queste piattaforme. Prendiamo lo sparo, perché questo ci tornerà utile. Attenzione qua, specialmente a queste blocchi qua di cemento, perché tendono a farci sprofondare giù nelle punte. Quindi dobbiamo essere un pochettino veloci. Questo sparo non è il massimo della precisione, ma ha un potenziale distruttivo molto elevato. Prendiamo la mela. Ok, uccidiamo questi belli imbusti. Pipistrellino distrutto. Abbiamo esaurito lo sparo. Vabbè, sono cose che assai succedono. Allora, scendiamo giù. E con velocità, ragazzi, attenzione alle punte. Anche qua attenzione a pipistrellini, punte di vario genere. Attenzione all'omino che sta per arrivare. Avete visto che spara e fa male. Molto male. Scendiamo anche qua. Massima velocità, ragazzi. Perché qua, vabbè che c'è l'invulnerabilità lì, però non fatevi ingolosire, ragazzi. Perché qua l'invulnerabilità è assai difficile reperirla. Pipistrellino, con velocità spostiamoci su una piattaforma all'altra. Ok, attenzione anche qui alla pressa. Se no diventa un tocchi frittella. E saliamo di sopra. Anche qua stessa cosa. Attenzione ai nemici in alto, perché possiamo incontrare di tutto e di più, eh. Tocchi non è da sottovalutare. Exit. Quarto stage, livello 3. Anche qui, ragazzi, molta attenzione perché ci appaiono nemici ovunque. E vi assicuro che non è uno spettacolo. Ok. Attenzione. Questi esseri qua, modi alieni o qualunque cosa sia, ci lasciano parecchio cibo. E attenzione anche agli scimmioidi qua del dottor Stark. Ok. Siamo all'exit, ragazzi. Prepariamoci per affrontare il prossimo boss. Benissimo. Questa specie di uomo nebbioso con un bordello di occhi, che non si capisce bene, tipo omino Michelin, non sappiamo come ben definirlo, che si chiama Aesor. Aesor, non so bene come pronunciarlo, scusate il mio stupido inglese. Diciamo che ha un punto debole, che è, diciamo, il suo occhio. Però dobbiamo fare attenzione a non farci colpire dai suoi occhi volanti. Però nulla di più complesso. E anche lo stage 4 è completato, amici. Siamo adesso nello stage numero 5, Player 1 Start.
Ok, anche qua gettiamoci giù. Non sarà semplice, perché l'obiettivo, ragazzi, anche se lì vediamo una vita, è... non possiamo prenderla perché non riusciamo, ecco. Cioè io non riesco e per di più non voglio, perché non la ritengo adesso fondamentale. Però scendiamo giù, prendiamo la frutta. Avete visto comunque che c'è una piattaforma. E saltiamo da questo lato qua. Attenzione, gettiamoci giù. Buona. Exit. Primo livello superato. Secondo livello. Non ci andrà così bene, ragazzi. Sì, alcuni livelli sono cagate. Altri invece sono molto impegnativi e richiedono molta concentrazione. Anche qua, ragazzi, rapidamente, prima che crolli tutto. Non si sa mai, eh. Attenzione, piattaforma mobile. Se volete prendere la banana, fate pure, però è a vostro rischio e pericolo. Io ho rischiato e l'ho presa. Monetina, anche qua la considera come food. Bensì, andiamo avanti. Ecco, questa specie di mostro che lancia le fiamme è pericoloso, ragazzi. Non avendo uno sparo decente, è assai... cavolaccio, non riesco a prendere il fuoco. Vabbè, lo sparo triplo, vabbè. Attenzione all'uovo che si schiude, perché qua questi dinosauri che lanciano le fiamme sono dei rompipalle. Bensì, anche qua, ragazzi, facciamo attenzione perché avete visto quanti ce ne sono. Comunque la moneta vale 3 food, 3 unità di food. Oh, il pipistrellino, guardate cosa ci ha lasciato. Uno sparo stramega potente. Da utilizzare per combattere queste specie di mostri che lanciano fiamme. E bensì, ragazzi. Proseguiamo perché adesso c'è ancora altro da uccidere. Allora, ragazzi, noi adesso l'abbiamo ucciso. Quindi possiamo adesso saltare tranquillamente. No, non l'abbiamo ucciso. Ah, c'era lì una... Ok, c'era lì una specie di gradino da saltarci sopra. Almeno lì possiamo arenarci con gran tranquillità. Ok, abbiamo ucciso persino il draghetto. 50 unità di food, ragazzi, ci permettono di ottenere una vita. Avete visto Juju, dove c'è scritto sotto il nome di Juju, è aumentato. Exit. Molto bene, 5-3. E poi affronteremo il boss della situazione. Attenzione ai demoni, questi spiriti qua, letali. Siamo giunti proprio in una parte critica e fetida. Però noi adesso... Oh. Fem. Nel senso, cosa facciamo? Qua c'è una specie di scimmione zombie. Perché salta fuori proprio dal terreno. Quindi non è di certo da sottovalutare. Anche qua andiamo verso sinistra. Attenzione al camaleonte, che questo non usa la linguaccia, ma bensì spara il fuoco dalla bocca. Quindi un vero balordo. Purtroppo con lo sparo semplice... Attenzione al demone. Ah! Ok. Scendendo giù, ragazzi, aspettiamo che smettino di eruttare fuoco e evitiamolo, che è meglio. Chiniamoci. Boh. Obiettivo, la liana per dopo. Sì, vabbè, io ho esitato un attimo, però l'obiettivo è prendere la liana. Molto bene. Utilizziamo il peso per farci catapultare. Avete visto che appare proprio dal terreno. E saltare in testa gli fa male, ragazzi, fidatevi. Ok. Ok. Aspettiamo che muoia. Non è semplice, perché neanche evitare le sue fiamme. Sparandoci, fortunatamente, riusciamo a bloccare i suoi spari. Wow, guardate che cosa abbiamo qua.
Però qui i demonietti, vabbè. Fortunatamente, grazie allo sparo, possiamo far saltare queste rocce esplosive. Se non sbaglio ne apparivano anche delle... Oh, i demonietti. Attenzione al camaleonte, saltandogli in testa riusciamo in qualche maniera a fargli danno. E anche consistente. Qua c'è una catena. Ci lanciamo. E... giustamente... scendiamo giù. Exit! Affrontiamo il boss Belcher. Che è questo enorme scarafaggio gigante che rutta con la scritta Burb, che sta per rutto. Dobbiamo assolutamente sparargli alla panza, evitando il suo colpo, e poi colpendolo in pieno lo distruggeremo. Nulla di più semplice, amici retro. E con questo anche lo stage 5 è completato. Prepariamoci adesso allo stage 6. Stage 6, player 1 starts. Molto bene. Questo è uno dei livelli che tendo a odiare più in assoluto. Ma per quale motivo? Il ghiaccio. E come voi conoscete bene, quando c'è un livello di ghiaccio, nel 99,9% dei casi il personaggio tende a scivolare simpaticamente. E questo succede anche a simpatico Toki. Perciò ragazzi, lo stage 6 sarà uno di quelli un pochettino più lunghi e assai ardui. Però ho imparato una cosa, che in tanti giochi platform, perché Toki è da considerarsi un platform a scorrimento 2D, è uno di quelli più gestibili. Perché per esempio, se facciamo un esempio, anche se forse non so se è il caso dell'esempio corretto, come in James Bond Codename Robocode, in un punto dove c'era il ghiaccio, lui forse è l'unico dove non si scivolava più di tanto, si scivolava ma nella maniera inferiore, almeno il personaggio era meno gestibile. Mentre per quanto riguarda appunto Super Mario Bros. 2 The Lost Levels, conosciuto anche come The Lost Levels, parlo appunto sia del Bros. 2 PAL USA che il Lost Level giapponese, lì Luigi era totalmente ingestibile quando si utilizzava Luigi, perché Mario era un pochettino più gestibile ma il salto era inferiore. Oppure c'erano giochi come Prehistoric Man o Lost Vikings che quando ti capitavano appunto situazioni del genere non era di certo il massimo. Però comunque proseguiamo. Ci troviamo una marea di nemici e avete visto infatti come è difficoltoso per Toki, specialmente anche per me che sto controllando il personaggio. Cosa non sempre è compresa. Comunque adesso siamo arrivati all'exit e andiamo avanti. Anche perché avete visto il bello infatti di questa... sì, demonietti a tutto spiano, per di più in versione ghiacciata, quindi abbiamo visto... Fortunatamente, sì, avete visto infatti, abbiamo anche il fuoco a nostra disposizione, attenzione al demonietto, attenzione anche alle rocce. È già qui. Fare attenzione al pesciolino. Attenzione alla roccia infiammata. Bon, abbiamo ucciso anche il pesciolino, quindi nulla di difficile. Tanto anche se noi spariamo, esso tende a esaurire ugualmente. Bon, saltiamo con gran velocità. Abbiamo ammazzato il pesciolino. Questa è la parte più difficile di questo stage, ragazzi. Con un salto veloce cerchiamo anche di prendere lo sparo, perché questi blocchi tendono a sparire. Questo fortunatamente ci trasporta. Attenzione allo demonietto. No, infatti avete notato la difficoltà esigua di questo gioco, eh? Chi dice che tocca una cazzata non capisce un cazzo di videogiochi. Molto bene. Attenzione, vabbè, adesso abbiamo lo sparo potente, l'abbiamo sfruttato proprio al meglio. Aspettiamo che la piattaforma risalga per poterci portare dall'altro lato e tra poco arriveremo alla exit. Oddio, mi ha rispedito indietro, avete visto com'è brutto quando scivola Toki, eh? E il problema è che adesso dovremo riscoprire di nuovo la roccia
e non è semplice. Dai, su. E non è neanche semplice ucciderlo, o meglio farlo saltare in aria. Ok. Bene. Siete d'accordo con me? Odiate questo stage? Buona. Purtroppo non riesco a prendere. Sì, l'ho presa, ok, meno male. Beh, non è di certo uno dei miei spari preferiti, però perlomeno ha il suo aiuto. Qui come facciamo adesso? Qua adesso purtroppo, ragazzi, dovremo fare una cosa un po' particolare. Dovremo attendere, far passare un po' di tempo in modo tale che si esaurisca, diciamo, lo sparo del fuoco. Perché purtroppo con lo sparo del fuoco non possiamo avvicinarci più di tanto a quel nemico lì per due questioni. Uno si scivola, secondo questo tende a sparare e perlomeno con lo sparo classico riusciamo a ucciderlo. Avete visto? Con il dovuto tempo, chiaramente, però lo uccidiamo. Molto bene. Sì, in teoria lì c'è una moneta, però come... Non riusciamo a ucciderlo questo. Però abbiamo 10 food, dai, non è male. Tanto uccidere certi nemici è abbastanza semplice. Boh. Boh, bene, bene, bene. La stellina. Questa perlomeno ha reso Toki invulnerabile per qualche istante, quindi possiamo proseguire. Anche se... No, ce l'ho fatta. Roba da non credere. Il problema è saltare adesso su quella piattaforma qui. Devo aspettare proprio il momento giusto per un'impresa del genere. Ok. Salto eccellente. Ora... sì. Lo sparo è tornato classico. Oh, attenzione, il demone. Aiuto, 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 aiuto. Avvicinati, muori, 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 muori. Muori, muori. Oh, avete visto che balordi utilizzando il... O meglio, lo sputo semplice. Vi assicuro che il boss di questo stage qua è una scemata, ve lo assicuro. Saltino. Benissimo. Dai, che ce la facciamo. Non è male, eh. È una cosa abbastanza buona. L'unico problema è ammazzare quel balordo là, perché avete visto che lo sparo semplice non gli fa una pippa. E tra l'altro dobbiamo semplicemente far sì che lui si avvicini. Quindi a maggior ragione è meglio ammazzare il draghetto che è qua. Questo stage avete visto quanto tempo ci sta facendo perdere? Ho detto che forse questo è lo stage più balordo. O meglio, livello più che altro. Aspettare che esso si avvicini, ma... Dai. Boh. Exit. Ok, ragazzi. Mammut. Crystal Mammut. Il punto debole di questo mammut sono le zampette, le gambine, come l'ho sempre chiamate io. Basta semplicemente fare attenzione, esatto, a quello che lancia, anche quando si avvicina non è così esageratamente difficile, basta semplicemente essere veloci e il nemico viene sconfitto in un batter d'occhio. Stage 7. Qua adesso, ragazzi, siamo in una specie di livello della giungla.
è, diciamo che è meno impegnativo rispetto al luogo, o meglio di cristallo, lo stage del ghiaccio. L'unica pecca è che è pieno di demoni, quindi lo rende un pochettino difficile, ma non è poi esageratamente complesso. Più che altro Sbolo Spider, che è qua, però non dovrebbe creare più grossi problemi, perché basta ucciderlo nella maniera giusta. E anche certi nemici qua, vabbè, basta solo essere un pochettino veloci e abili per questi scarafaggi. Allora, prima di andare oltre, ragazzi, vi consiglio di fare piazza pulita di questi scarafaggi e poi tornare indietro, perché c'è una cosa molto importante da fare. Guardate, qua in fondo sono presenti delle... Oh, vabbè, qua la banana food. E poi qua sotto sono presenti delle scarpe. E queste scarpe qua saranno fondamentali. Per quale motivo? Perché esse ci permettono di fare dei salti pazzeschi. Avete visto? Verranno indossate dal nostro amico Toki. Oltre a camminare più velocemente, fa dei balzi che sono pazzeschi. Avete visto? Ci vuole proprio il balzo giusto, ragazzi, perché qui, se non avevamo queste, saremmo stati nella merda, ve lo assicuro. Attenzione qua al demone. Dobbiamo aspettare che si avvicini, perché sennò qua ciao. Se avessimo avuto uno sparo più potente, a quest'ora saremmo stati un pochettino meglio. Però non importa. Dai, su. Dai. Boh. Scarafaggio ucciso, il mini burb. Boh, exit. Livello 2. Buona. Buona. Beh. Ok, il dinosauro qua era alquanto cattivello. Però noi... Sì. Ecco, lo sparafuoco. Non so come cavolo ho fatto. E sto facendo allo stesso tempo evitando i suoi colpi incendiari, che Toki è saltato sulle fiamme, roba da non credere. A volte mi domando anch'io dei poteri di Toki. Ok, la freccia dice di andare a sinistra. Saltiamo addosso questo, o meglio in testa questo draghetto. Qual era l'uscita giusta? Aspetta, prima eliminiamo lui. Mi sembra quella centrale, se non mi ricordo male. Attenzione al pesciolino. Oddio, massacrato. Lì però ci sono delle scarpe. Se ci sono le scarpe vuol dire che dobbiamo fare un salto indietro. Ma bensì quello che a me interessa. Vediamo un po'. Ma infatti non è questo. Sì, è questa la strada giusta. Ok, guardate ragazzi. Exit. 7-3. Tra poco dovremo arrivare al boss in questione. Dai, che ce la facciamo. Sì. L'unico problema adesso è il demone che abbiamo qua in mezzo alle palle.
che per far sì di colpirlo chiaramente dobbiamo smuoverlo, purtroppo come nel 90% dei casi. Prima eliminiamo i pipistrelli, che sono quelli più rompiscatole. Ora cerchiamo di avvicinarci a lui, perché dobbiamo praticamente farlo muovere per poterlo distruggere. Ucciso, benissimo. Buona. Attenzione allo sbolo spider. In teoria dobbiamo salire sempre più in alto. Ok. Attenzione perché qua mi ricordo che c'erano altri pericoli. Oh, attenzione agli sboli qua. Ok, attenzione. Oh, bene. Oh, il fuoco, guardate ragazzi, lo disintegra. Il fuoco lo disintegra, avete visto? Purtroppo lo sputo è un'arma ad ampio raggio, lo sputo classico. Però il fuoco, ragazzi, essendo a corto raggio, appena viene a contatto con qualcuno, lo disintegra all'istante. Avete visto? È un'arma molto efficace, però ha i suoi pro e contro, eh. Boh, hai visto? Adesso concediamoci all'uscita. Spero che non ci sia nulla di strano. Oh, finalmente adesso arriveremo al boss in persona, Bashtar. Che praticamente, ragazzi, non è questa specie di creatura invisibile dove appaiono soltanto piedi e mani. Il suo punto debole è questo cuore, avete visto? Che far sì di ucciderlo dobbiamo prima far sì che i piedi scompaiano. Tanto poi ritornano, quindi non è che... servono soltanto per riuscire a allontanarlo un attimo. Avete visto la sua energia che sta calando notevolmente, quindi noi dobbiamo solo far sì che non si avvicini troppo, sia con le mani che con i piedi, quindi... Ok. Ultima tranche. Distrutto. Anche questo qua, ragazzi, sono più difficili i livelli e momenti che i boss in questione, eh. Stage numero 8. La caverna del Dottor Stark. Attenzione al demonietto. Ecco ragazzi, il problema di questo stage qua è che ci troviamo degli ammassi gelatinosi che tendono a impedire i movimenti di Toki e lo fanno un po' sprofondare verso il basso, a mo' di sabbie mobili. Cioè, finché troviamo il pavimento inferiore non dovremo avere grossi problemi. Però, quando ci troviamo qualcosa di più pericoloso, fate attenzione a me, che è sempre meglio fare attenzione, perché oltre a un sacco di demoni ci troviamo anche le fiammelle qua che possono scottare il sederino di Toki. Ecco, in questo caso qua va sfruttato questa abilità di Toki nel scendere giù e poi salire. Attenzione qui alle fiammelle, ragazzi, che fanno male a Toki. Attenzione al nemico, doppi... Oh, la madonna, quanti nemici. Avete visto? Alcuni li potete uccidere soltanto quando sono in movimento. Il demonietto. Eh sì, ragazzi, è l'ottavo stage. Però come vi avevo detto all'inizio, per far sì di vincere il gameplay al 100%, dobbiamo soltanto giocare nella modalità hard, superare l'ottavo stage, compreso di boss, per arrivare al nono. E qua, ragazzi, dobbiamo metterci il massimo impegno, perché il nono stage è veramente quello più cattivo di tutti. Attenzione al demonietto. Ah, finché non... infatti. Finché non passa il fuoco io non oso passare oltre. Oh, per un pelo, ragazzi. No, no, non rischio io. Ok.
Sparando avete visto che c'è l'illuminazione, avete visto? Perché un po' di luce appare solo quando noi spariamo. Avete visto? Boh. Aspettiamo che torni il passaggio qua. Exit. No, cazzarolo, ho sbagliato. Aspettiamo di ritornare sotto la piattaforma e andare direttamente nell'uscita. No. Oh, per un pelo, benissimo. Stage 2, o meglio, scusatemi, round 2 dello stage 7. Anche questo, ragazzi, è considerato un bel labirinto. Qua pensiamo prima a eliminare il demone. Solita strategia, quando lui si avvicina, lo massacriamo di botte. Altro demone. Sono molto fastidiosi, ragazzi, e vi consiglio anche di ucciderli, sapete perché? Perché questi vi inseguono finché morte non ci separi. Allora, lì ci sarebbe una vita, però. Pensiamo alle cose più importanti. Aggrappiamoci qua, per poi aggrapparci su quella catena. Benissimo. In teoria la strada è questa qua sulla destra. Ok, ragazzi, qua inizierà una parte veramente orribile. Perché qua adesso dovremo in qualche maniera riuscire a fermare questi demoni. Perché qua ce ne sono tanti, eh. Anche qua ce ne sono altri, molti. E questo purtroppo comporterà la perdita di un po' di tempo. Avete visto, ce ne sono due. Qua bisogna avere pazienza, perché finché non ne ammazziamo uno... mi sono andato a ingarbugliare in un punto molto sfigato. Avete visto che sta crollando tutto? Fortunatamente uno dei demoni è andato. Devo trovarmi in un punto dove non mi crea problemi. Rimanere in piedi... Oh, non ci credo, li ho eliminati entrambi. Adesso qua in teoria dobbiamo raccogliere un po' di frutta. Altri demoni. Avete visto com'è difficile sta parte? Chiunque voglia fare una recensione di Toki, vi dico che Toki non bisogna soltanto saperne parlare in generale, ma bisogna anche saperlo giocare. E non tanto parlargli così tanto per, perché tutti abbiamo capace, siamo capaci di parlare, abbiamo la bocca. L'importante, ragazzi, è collegare la bocca al nostro cervellino, invece che collegarlo al sederino. E impapinarsi con le parole. Sì, per carità, anch'io mi impapino parecchio con le parole, ma almeno so quello che devo dire, non improvviso mai. Comunque siamo adesso allo stage 8-3. Tra un po' incontreremo il Dottor Stark. Attenzione. Wow. Per un pelo, ragazzi. Qua c'è un quel cavolo di coso alato che lancia le cose, il fuoco, e rompe un po' le palle. Effettivamente non è il massimo del divertimento, ma bensì rompe parecchio le palle.
Oh, sconfitto. Però ho la netta sensazione che ce ne sia un altro qua dietro. Ok. Ah, io non rischio, ragazzi. Potrei salire su quella piattaforma lì e metterci meno tempo, ma almeno sono più sicuro. Boh. Benissimo. Buona. Benissimo. Attenzione perché qui dovrebbe apparire una piattaforma, se non sbaglio. Aspettate, eh. Dovrebbe esserci qualcosa per saltare. Re. Scusate, piccolo mio errore tecnico. Ma infatti, c'era lì una piattaforma. No, un altro bruciatore. Come lo ammazziamo? Mi distrutto, bene. Allora, altro nemico. Qui cosa c'è? Ok, una piccola piattaforma. Riusciamo a saltare, sì. No, bisogna aspettare che la piattaforma passi nuovamente per poi salirci sopra. Dove cavolo è finita la piattaforma? Oh signore, ho capito. Dobbiamo tornare praticamente indietro, aspettare che la piattaforma passi. Già. Ah, eccola qua. Benissimo. Vabbè, meglio scendere giù perché sennò qua c'è il rischio veramente di essere proprio colpiti da questi spuntoni. Sparando facciamo anche un po' di luce, solito suggerimento che vi lascio. Ok, dovremmo essere arrivati all'exit qua vicino per affrontare finalmente il diabolico Dottor Stark e riavere così la nostra amata. Starks, eccolo qui. Allora, ammazzare questo boss qua è alquanto semplice, amici, perché dobbiamo soltanto riuscire a colpirlo quando lui sta levitando e poi quando lancia le fiamme possiamo anche bensì saltare in testa alle fiamme e non succede nulla, quindi un boss piuttosto insignificante. Avete visto? Non è esageratamente difficile, però serve un attimo il suo impegno. Benissimo. Dai, è quasi andato. Manca un gran poco, ragazzi, la sua uccisione.
Dai. È proprio gli ultimi colpi che mancano. Dai. No, se n'è andato via, madonna. Adesso però ci sei. Distrutto. Stage 8 clear. Ma non è ancora così, ragazzi. Perché se avessimo giocato la modalità easy, a quest'ora sarebbe apparsa una bad end. Mentre in realtà, ragazzi, siamo nel nono stage, ovvero lo stage finale, dove praticamente vediamo le rovine di una città che era, diciamo, perché al tempo sapevate che era ambientato in un'epoca molto più avanti al nostro futuro. E qua la popolazione che si era stancata, diciamo, della tecnologia, ha abbandonato tutto. Qua praticamente dove si rifugia ora il dottor Stark, ovvero nelle rovine della città che era. Quindi sconfiggiamo prima i nemici, ok, che è meglio. E quindi, ragazzi, questo è lo stage numero 9, lo stage, diciamo, tra virgolette, segreto, che serve quindi per salvare la nostra fidanzata e per ottenere la ending che noi tanto vogliamo, tanto desiderata. Molto bene, eliminiamo anche questo demone, perché avete visto che fortunatamente abbiamo ottenuto uno sparo piuttosto consistente che è necessario per l'uccisione di questa bestia. Tanti demoni e non soltanto, anche questi guerrieri fantomatici, tutti al servizio del dottor Stark, non erano altri che persone umane trasformate. Non capisco Toki, che è riuscito a mantenere, diciamo, la sua coscienza. Forse il desiderio di ritrovare la sua amata gli ha fatto mantenere la ragione. Perché all'inizio, quando il libretto diceva che quando è stato trasformato era così confuso e perso, poi alla fine è riuscito a comprendere cosa era successo. Quindi con tanto di cappello al nostro Toki, che è l'unico che è in grado di fermare tutto questo e che riesce, diciamo, a reagire di fronte a tutto questo casino. Livello numero 1, ragazzi, completato. Adesso abbiamo il livello 9-2. Sentiremo proprio la mitica canzone di Toki che accompagna questo stage molto veloce. E l'obiettivo, ragazzi, di questo Toki qua è utilizzare queste piattaforme. La Sega ce l'aveva proprio su con questi livelli. Perché anche in Wonder Boy, o meglio Super Wonder Boy in Monster World. Sì, Wonder Boy in Monster World, scusatemi. O Wonder Boy 3 in Wonder Boy 5 in Monster World 3, scusatemi. Aveva un livello simile nello stage finale. Senza contare che era presente anche nell'arcade una cosa del genere, quindi è stato un po' un giro e rigiro di scopiazzamenti, poi allo stesso tempo modifiche e via di seguito, fino a che non è stato creato proprio un capolavoro del genere. Strategia, ragazzi, voi seguite esattamente con molta attenzione le rotaie, appena vedete il prossimo carrello saltate subito. E attenzione anche agli spuntoni, massimi riflessi e massima velocità, perché qui, ragazzi, non si scherza. Stage 3, ragazzi, anche qui facciamo decisamente attenzione perché ci troviamo tanti di quei nemici qua attorno e meno male siamo in una fase dove ci si può camminare tranquillamente. L'unica pecca sono i nemici che sparano, avete visto quanto possono essere cattivi e violenti qua. Quindi a maggior ragione mettiamocela tutta, ragazzi, perché è proprio il momento finale, non dobbiamo deludere la nostra ragazza. Ok, attenzione perché potrebbero apparire altre creature. Vabbè, in questo caso ci troviamo anche dei demoni. Il problema è riuscire a eliminare questo, ok? E adesso cercare di sconfiggere questo appena si avvicina, più che altro. Dove sei? Che cazzo... Ah, eccolo qui. Morto. Dove è andato? Scusate la parolaccia. Massacrato anche lui. Via libera. Si spera. Ok, saliamo al piano superiore. Che cosa ci troviamo? Frittelle o mostri? Demoni. E frittelle. Frittelle sono quelle presse lì che possono ridurre Toki in una brodaglia di scimmia. Quindi... Giù per gli amici, giù Densetsu. La leggenda di Giù. Detto in giapponese.
Ok, andiamo avanti perché qua ci troviamo qualcosa di molto poco piacevole. Ok, dovremmo essere quasi arrivati all'uscita, eccetto per un paio di demoni che troviamo qui. Allora, uno alla volta, se riusciamo, o meno, tentiamola, o meglio, questa volta sono arrivati tutti e due. Aiuto. L'idea buona è riuscire anche a evitarli, però questi qua ti inseguono fino alla fine con le presse lì davanti. Non riesci neanche a muoverti bene come vorresti. Ok, dopo quella pressa qua, in teoria dovremmo riuscire ad arrivare all'exit. Queste due presse. Ok. Un po' di frutta. Exit. Oh, benissimo, ragazzi. Adesso dovremo affrontare nuovamente il dottor Starks. Avete visto che è molto arrabbiato. Ha più energia. Guardate questa forma qui. Avete visto la forma che è la forma sua di prima, ragazzi, è diventata rossa, quindi vuol dire che è arrabbiato. Quando cambia colore, oltre ad essere arrabbiato, è anche più forte e più veloce, e lo stiamo notando nei movimenti. Purtroppo ci metteremo un po' per l'eliminazione, ma non dobbiamo demordere, ragazzi. Lui non è esageratamente difficile. Bisogna soltanto aprire bene gli occhi e fare ballare l'occhio. Scusate il gioco di parole. Ok. Molto bene. Manca poca energia. Ancora una barretta energetica, non che si mangia, che ha lui. E possiamo distruggerlo se... no! Cazzo, dove appare? E non è finita, lo so, ragazzi. Questa è la vera forma del dottor Stark, questa specie di drago demoniaco. Che se riusciamo a colpirgli, diciamo, tutte le cose che lascia, possiamo ottenere un sacco di spari molto utili. E diciamo che questo sparo qui che possiamo ottenere permette di togliergli tanta di quella vita che noi non immaginiamo. Avete visto quanta roba ci lascia? E questo sparo qui è assai molto utile, perché basta proprio a buttarglielo in pieno petto. Avete visto come riusciamo a distruggerlo proprio apertamente. Avete visto, ragazzi? Questo è lo sparo ottimale per affrontare il dottor Stark. Avete visto, ragazzi, quanto fanno male quelle palline? Perché rimbalzano proprio addosso a lui. Ancora pochi colpi e alla fine anche lui se n'è andato. Sconfitto, ragazzi. E con questo, all stage cleared, quindi lo si può considerare un gameplay al 100%, posso semplicemente dirvi che Toki ha salvato la propria amata e adesso l'incantesimo del dottor Stark è completato, o meglio eliminato, perché adesso Toki ha ripreso le sembianze umane e potrà di nuovo riabbracciare la sua amata e vivere con lei felici per sempre, finché chiaramente morte non li separi. Cast. Ringrazio inoltre Juju Miho, che era praticamente la sua ragazza. Però praticamente adesso facciamo un riepilogo di tutti i nemici che abbiamo affrontato sino ad ora. E posso ringraziarvi tutti quanti per aver seguito questo gameplay, sperando appunto che vi possa essere piaciuto, che vi possa essere, diciamo, servito di ispirazione per fare una recensione come si deve, fare un gameplay altrettanto migliore del mio e ispirarvi magari a qualcosa di buono, sempre legato alla sigla o qualche altro arcade. Io con questo vi saluto, vi lascio un grosso abbraccio e ci sentiamo al prossimo gameplay commentato. Ciao a tutti, un grosso abbraccio da parte di Mr. X e da parte di Chiara. Ciao ciao!